si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon martedì 13 agosto. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare quel link che è in descrizione. Ma mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ieri ormai è storia. Domani è ancora un mistero, ma oggi un dono. Oggi, martedì 13 agosto, è un bellissimo dono. È successo di tutto ieri. Ieri è successo di tutto, come ho detto in un titolo del mio video, a partire da ieri mattina facciamo un brevissimo riassunto con la separazione clamorosa, nessuno se l'aspettava. Vedevamo fotografie e video di una famiglia felice, quella di Morata e di Alice Campello, e purtroppo è finita non bene per adesso. Speriamo che magari ci siano le possibilità di recuperare la situazione per una separazione annunciata. In comune hanno detto incomprensioni e non andiamo oltre perché non sono cose che ci riguardano. Abbiamo fatto solamente cronaca. La notizia pesante della giornata, e andiamo a svilupparla in questo video, è il discorso relativo a Fofana. Poi chiuderemo con Kalulu, ovviamente. La notizia riguardante Fofana. Fofana si dice che abbia rifiutato di partire con la squadra per Barcellona, Trofeo Gamper. Il Monaco è impegnato contro il Barcellona. Che cosa significa questo? Significa che ormai la rottura è totale e il Monaco deve prendere atto. Ieri sera Sky, il collega Emanuele Baiocchini, ha detto: attenzione, siamo scesi a 25. Riguardo alla cifra 25-35, qui c'è veramente un giallo, perché si era sempre parlato di 25. Qualcuno dice che era l'agente del giocatore che parlava di 25 milioni come il costo. Se voi sentite invece il Monaco, dice no, noi abbiamo sempre detto 35. Questa è un po' la storia di queste due cifre improvvisamente cambiate. Ieri il collega ha detto che si è tornati, se mai fossimo andati a 35, ma in ogni caso adesso la cifra è 25. Il Milan non vuole andare oltre i 20 per un giocatore che però è fondamentale. È lì. Si tratta di decidere. Il giocatore rifiuta di partire. C'è l'accordo, ma ci sono 5 milioni di euro che ballano. Che cosa succederà? Il Monaco scenderà ancora di qualcosa con Beau geste, con bel gesto, e il Milan con Beau geste salirà? Oppure le due parti sono decise a non muoversi dalle loro cifre? E questo è una valutazione. Noi è facile dire bisogna prendere Fofana, avremmo risolto tanti problemi. Però non è detto che il Milan salga a questa cifra, anche se i gesti del giocatore fanno pensare che insomma ci siano buone possibilità in questo momento. Direi, la metterei così, la metterei così. Sarebbe veramente una sorpresa che ci fosse la rottura. Ecco, mettiamola così. Beh, sarebbe veramente una sorpresa. Ma ecco che ieri, e andiamo a capire quale sia la situazione, c'è l'offerta della Juventus per Kalulu. Qualcuno ha detto subito: no, 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 il Milan ha detto o cessione definitiva o obbligo. Prestito oneroso con obbligo di riscatto. Facciamo un attimo il punto: nessuna cessione definitiva, 20 milioni. Mi sembra proprio per una questione interna della Juventus, non possono comprare così giocatori. E allora si va su un prestito di 3,5 con il 14 milioni fissato come diritto di riscatto, con 3 milioni di bonus e 10% sulla vendita futura. Quindi si arriva a quei 20 milioni che il Milan valuta Kalulu. Perché il Milan ha deciso di esaminare, di vedere l'offerta della Juventus e non l'ha rifiutata? Per due o tre motivi. Innanzitutto, in questo momento, forse l'abbiamo visto anche dalla tournée americana,
Kalulu è l'ultima scelta forse di Fonseca, primo punto. Il Milan forse ha valutato questo, attenzione, in considerazione anche delle liste. Il fatto delle liste adesso è importante, capire quale sia la situazione liste e entra Emerson e deve uscire. Entra Emerson e deve uscire un difensore. Ecco che si è scelto, visto che l'offerta del Newcastle per Chao è caduta, e hanno valutato che proprio per questioni di liste non potevano tenersi un altro difensore. Entrato Emerson, dovevano sacrificare il difensore. L'offerta della Juventus ha trovato dunque terreno fertile. Come si dividono i tifosi del Milan e anche voi come vi dividete? C'è quello che dice, ci sono quelli che dicono, noi non rafforziamo la Juventus, una concorrente diretta, non esiste che noi diamo Kalulu alla Juventus. Quindi non un punto di principio, vogliamo a tutti i costi ottenere Kalulu, ma proprio rafforzare la Juventus, ed è una considerazione totalmente legittima. Altri dicono, questi 20 milioni, anche se poi 14 li prenderemo, e riprenderemo il prossimo anno, ma anche lì la trattativa non è chiusa per un motivo, perché il Milan vorrebbe mettere diciamo, dei vincoli a questa cessione. Ecco che si passa dal diritto all'obbligo. Per esempio, le presenze del giocatore farebbe scattare l'obbligo. Il fatto che la Juventus vada in Champions League farebbe scattare l'obbligo. Ecco che ci sono questi particolari che fanno sì che, nonostante qualcuno dica trattativa già chiusa, a questa mattina di ufficialmente chiuso non c'è ancora nulla, anche perché, secondo una fonte francese, dopo le visite mediche saltate per Pubil, che torna dunque in Spagna, in questo momento l'Atalanta ha un buco sulla fascia destra in difesa. E secondo il collega francese potrebbe prendere in esame la situazione per quello che riguarda Kalulu. E secondo punto, bisogna capire Kalulu che cosa voglia fare. Quindi trattativa avviata, trattativa che dovrebbe avere uno sbocco positivo, ma è ancora prematuro correre in avanti pensando che, io parlo in questo momento, sia tutto risolto. Dicevo, legittimamente qualcuno dice no alla Juventus mai, qualcun altro dice invece giocatore che non ha giocato molto, giocatore che l'anno scorso ha avuto purtroppo per lui dei problemi fisici e quindi forse è anche giusto se questi soldi poi, anche se sono 3 milioni e mezzo, verranno poi usati per avvicinare il Monaco e chiudere finalmente la questione Fofana. Dispiace che vada via Kalulu, titolare inamovibile, eroe dell'ultimo scudetto del 2022. Io come mi pongo? Come mi pongo? Io sono, cioè, rafforzare la Juventus a me non è che mi faccia impazzire, perché la Juventus ha proprio bisogno di un difensore. Poi però guardo anche la situazione delle liste, mi sembra fondamentale, perché continuare a prendere stranieri, poi non li puoi impiegare in Champions League, è una situazione che deve essere risolta, deve essere chiarita. Tanto è vero che quando arriverà, se arriverà Fofana, bisognerà sacrificare certamente uno tra Adli, Selemakers o Benasser. E quindi è un dato logico. Per esempio, quando io parlo di Abraham, e ancora insisto, mi piacerebbe avere Abraham o un altro giocatore straniero là davanti, ebbene, anche in questa situazione, se dovesse arrivare Abraham, deve andare via forse Jovic. E in questo momento a Jovic ieri è stata data la maglia numero 9, e quindi in questo momento c'è, io dico il rischio. Che il Milan debba giocare con Jovic Morata solamente, io speravo. Però quando mi dicono guarda che se anche prendi Abraham poi hai un problema nella lista, bisogna tenere conto purtroppo anche di questa situazione che io non ho mai molto calcolata,
mai calcolato, proprio perché a me interessava avere le 3 punte. Quindi vedremo la situazione Kalulu. Ho già visto che la tifoseria, come sempre, figurarsi, si è divisa in razionali, portiamo a casa 20 milioni, un giocatore infortunato, invece emozionali, no, al giocatore alla Juventus vogliamo tenere Kalulu a tutti i costi, e quindi bisognerà vedere un po' come si evolverà questo tipo di situazione. Direi che abbiamo detto tutto, non tutto, questa sera c'è il trofeo Berlusconi, la formazione del Milan non è ancora chiara, qualcuno dice che potrebbe già giocare Morata, qualcuno dice che potrebbe già giocare Morata e lo stesso Pavlovic, ci sarà la presentazione in ogni caso dei 3 giocatori che entreranno a San Siro dalle 19:30, ci saranno già delle, diciamo, una coreografia oppure una festa particolare per i 3 giocatori, ma a proposito di coreografia o scenografia meglio, non ci sarà anche contro il Monza la curva, hanno detto, così, hanno detto che non, già in altre, nelle amichevoli estive non hanno mai riempito la curva e quindi sarà un'altra serata bella, un bel saluto a Nesta, ma indubbiamente l'atmosfera della curva per un saluto alla squadra ci mancherà sicuramente. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube. Attivate la campanella, scaricate il link in descrizione e vedremo se oggi sarà la giornata di un avvicinamento a Fofana, ma essendo i dirigenti probabilmente a Barcellona per il Gamper, magari bisognerà aspettare ancora e soprattutto come si evolverà la situazione Kalulu. Ormai sembra una flebile, leggera barriera per chiudere la trattativa. Il Milan vorrebbe mettere dei vincoli e trasformare questo diritto di riscatto per un obbligo. Vediamo se ci riuscirà e poi seguiremo tutta la giornata la situazione. Ricordo la palla di pelle il prossimo video, un video nel pomeriggio, ci sarà la live reaction dopo Milan-Monza, partita domani sera, debutto di Paolo Fonseca sulla panchina del Milan a San Siro e ritorno di Nesta sulla panchina del Monza a San Siro.